Buongiorno, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sì, lo so, ho un po' la faccia bianca, ma non fa niente, questa c'ho e questa mi tengo. Comunque, ho tappato tutto per fare questo video, sto sudando, ma fa niente. È tantissimo tempo che voglio fare un ask, finalmente mi sono decisa. Ecco, le domande che mi avete fatto sia su Instagram, sia in giro su, qui su YouTube e sia anche in direct, volevo appunto rispondervi in questo caso. Una delle prime domande che mi sono state fatte mi è stata fatta da Emozioni di Fimo, e leggo qua perché ho il telefono. Quindi la prima domanda che mi ha fatto: da quanto tempo lavori Fimo e resina? Allora, il Fimo lo lavoro da un bel po', anche se in realtà adesso non lo sto utilizzando perché diciamo che mi è passata un po' la voglia, non lo so, non mi piace più molto lavorarlo, anche perché vabbè, adesso è estate, fa caldo e quindi è un po' impossibile. Però diciamo che il Fimo l'ho un po' abbandonato, anche se qualche lavoretto ogni tanto lo faccio. E diciamo che il Fimo lo lavoro tipo forse da 3 anni, sì, no, 3 anni più o meno. E la resina un annetto buono, sì, preferisco appunto di più grande con la resina perché mi piace molto di più. Almeno per adesso, proprio da sicuro che per il Fimo la voglia mi ritorni, non lo so. Più che altro per il Fimo ho mancanza di idee, non riesco a trovare uno stile tutto mio. Ecco, quindi con la resina magari è più facile perché comunque uso degli stampi e amen. Invece col Fimo hai bisogno più di inventiva ed è difficile trovare spazio, prima cosa. E seconda cosa, è difficile anche trovare un modo di essere originali nel mondo del Fimo, che ultimamente non mi sta piacendo per niente. E chiudo qua il discorso. Poi, come hai scoperto questi materiali? Allora, il Fimo l'ho scoperto tanti anni fa perché praticamente alla mia migliore amica le avevano regalato degli orecchini che erano a forma di crostata. Forse l'ho raccolto dopo un'altra volta, non mi ricordo. E appunto mi incuriosiva questo materiale. E poi, insomma, ho scoperto che l'aveva fatto una ragazza con il Fimo. Da cui mi sono incuriosita, ho visto il video su YouTube, i miei video li ho visti sia da Erika Kawaii, che allora si chiamava l'altro canale, e da Yolanda Sweet, che adesso non fa più Fimo, però all'epoca faceva Fimo e io la seguivo. Da loro ho imparato a utilizzare il Fimo. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto, in realtà ce n'ho più di uno, e quindi vabbè, per adesso sarò anche banale, però sposarmi e avere una famiglia, e penso che per adesso ci sto riuscendo, almeno la prima parte. E poi un altro sogno nel cassetto sarebbe quello di andare a New York. Sì, lo so ragazze, però chissà se non ci andrò mai, magari spero in periodo di nozze, incrociamo le dita, però veramente vorrei tantissimo, tantissimo andare a New York. Poi passiamo a un'altra domanda che mi è stata fatta da Silvia del canale Sissy Version, che io adoro e saluto sempre. E mi ha chiesto la tua canzone preferita qual è. In realtà non ho una canzone preferita principale, diciamo che un po' tutta la discografia italiana, più che altro Laura Pausini, io adoro Laura Pausini, ma anche Tiziano Ferro, insomma i cantanti italiani mi piacciono abbastanza. Diciamo che è una canzone preferita, adesso sto amando follemente, se mi devo riferire ad adesso, sto amando follemente Gabbani. Gabbani, ve l'ho detto anche tempo fa, io lo adoro. E la canzone preferita di Gabbani, che io adoro, e anche con Fabio, è Eternamente Ora. Ascoltatela perché è stupenda. Poi mi ha fatto un'altra domanda: cosa fa di bello nella vita? Se lo sapete, io sto facendo adesso un tirocinio per diventare geometra, che è finito finalmente, grazie a Dio, e farò gli esami a fine ottobre, e quindi poi diventerò geometra, mi auguro, e mi auguro anche di trovare un lavoro inerente a questa attività. E poi sapete tutti, sto organizzando il mio matrimonio, che sarà l'anno prossimo ad aprile, e già sono troppo felice. Poi un'altra domanda che mi viene fatta spesso, e che appunto mi è stata fatta anche in direct, è se dove possono trovare le mie creazioni e se le vendo. Sì, io le mie creazioni le vendo, sia quelle in film che quelle in resina, e potete tranquillamente contattarmi sotto un mio video, o per posta privata, o in direct, dove volete, o semplicemente sulla pagina Facebook che io ho, sempre di Creation, dove appunto ho una specie di negozio, e tra poco ho intenzione anche di creare degli stampi, quindi venderò anche gli stampi. Un'altra domanda che mi viene fatta sempre, sotto i video soprattutto, è dove compro la resina.
La resina praticamente si compra ormai dovunque, perché ci sono varie marche e non c'è solamente più la Prochima che la fa. All'inizio io ho iniziato e la comprai la prima volta da eBay e comprai la E30 della Prochima, che era quella appunto l'unica che c'era all'epoca. Poi ci sono altre resine, tipo per esempio quelle delle americane, quella francese, che secondo me, se non mi sbaglio, si chiama Cleopatra, una cosa del genere. E comunque la resina principale che io utilizzo è quella della Resin Pro, e la compro tranquillamente dal loro sito, perché soprattutto fanno sempre delle offerte. Poi c'è la resina della la Fil Crystal, e quella della Reschimica, e ci sono tantissime resine. Sto venendo anche ultimamente nuovi siti che nascono appunto per vendere le resine, che fanno delle resine possibili, e c'è quella della Epoxy Resin, insomma ce ne sono varie, di svariato genere e di svariata marca e di svariato prezzo. Le resine le potete trovare tranquillamente su eBay, le potete trovare su Amazon, credo anche, e comunque in tutti i negozi di belle arti. Se andate anche tipo nei negozi delle resine, per dire, le trovate anche all'Abrico. L'Abrico però non è la resina che si utilizza per le creazioni, perché è una resina più, diciamo, da lavoro, e quindi non va bene. È la resina appunto per i gioielli e per le superfici. Magari la resina si utilizza anche per fare i tavoli, per esempio, con la base con la resina, si utilizza per 1500 usi. E un'altra domanda che mi è stata fatta anche: con quale resina mi trovo meglio? Io mi trovo meglio, almeno per adesso, con quella della Resin Pro, più che altro per un rapporto qualità-prezzo, perché è quella che costa di meno. So che la resina della Resin Pro della Lizzima è un po' troppo aggressiva, e soprattutto con gli stampi, quelli fatti con la gomma siliconica Silk 15 della Prochima, non va tanto bene. Però con quell'altro normale, la Resin Pro normale, mi trovo abbastanza bene. Non mi fa bolle, non si attaccano agli stampi, non mi è mai successo niente di questo. Speriamo che adesso non succeda. Mi sono trovata anche bene con quella della Reschimica, della Fil Crystal, però costa di più. E un'altra domanda sempre che mi viene fatta anche è: da quanto tempo sono fidanzata con Fabio? E io sono fidanzata con Fabio da 10 anni, e 10 anni facciamo tipo adesso, il 9 settembre. Sono innamoratissima, lo sapete, penso che si veda anche dai miei occhi. Quindi niente, il video di oggi finisce qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete altre domande da farmi, sia inerenti alla mia vita e sia appunto inerenti al mondo del DIY, fatemelo sapere qua sotto. Io come sempre vi mando un grosso bacio, mi raccomando, non vi dimenticate di iscrivervi al canale, alla mia pagina Facebook e alla mia pagina Instagram. Ho detto tutto quanto quello che c'è da dire. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!